Buongiorno, anzi buonasera, mi tolgo gli occhiali di sole, sono tornata qui in questo momento, mi tolgo gli occhiali di sole, mi metto qui, mi metto in testa. E, di cosa voglio parlarvi in questo video? Niente, oggi ho passato praticamente il pomeriggio giocherellando a mettere insieme orecchini, usando dei ciondolini che già avevo, usando dei ciondolini che ho raccolto un po' in giro per negozi negli ultimi tempi. E montando il tutto con anellini di metallo, con cosine per appendere gli orecchini alle orecchie, eccetera, eccetera. Allora vi faccio vedere qui il work in progress. Vedete, infatti, c'è una pinza che è la pinza che stavo usando. Non ho fatto tutte queste cose da sola, le ho fatte insieme ad un'altra persona. E adesso era ora di fare una pausa perché insomma. Si diventa anche un po' miope a fare tutte queste cose. E qui dentro c'è la bustina con tutte le cosine che abbiamo incominciato a fare. Alcune sono già pronte, sono già finite, altre ancora no, e allora volevo farvi vedere semplicemente che cosa siamo riusciti a fare fino a questo punto. Allora, ci sono degli orecchini che non abbiamo ancora neanche cominciato e che sono questi. C'è semplicemente un gattino. Questo gattino mi sembra molto molto carino e di questo gattino vorrei farne appunto degli orecchini. Poi ci sono degli orecchini già ultimati, che sono, ecco, uno con questa bambolina, che mi fa un sacco ridere, sono troppo carini, e invece un altro con questo pupazzino. Questo pupazzino mi ricorda molto dei pupazzini molto simili di un braccialetto che avevo una volta, che era un braccialetto Alessi. Alessi è quella ditta che fa anche cose di design per la casa. Poi però quel bracciolino ha fatto una brutta fine perché è stato rubato. Un giorno sono venuti ladri a casa, in una vecchia casa in cui abitavo in Germania, e hanno rubato tutto il rubabile, compreso chiaramente il come si chiama, compreso chiaramente il braccialino della Alessi. Poi c'è un altro paio di orecchini, anche questi sono già ultimati e sono fatti così. Io questo lo chiamo un pinocchietto, anche se non è proprio un pinocchietto, però mi fa pensare ad un pinocchietto. Poi c'è una casina che io però vorrei usare come ciondolo per. Sto perdendo un po' i pezzi in giro, vabbè. Vorrei usare questa casina come ciondolo da appendere al collo. È un po' voluminosa, è anche un po' strana, però a me piace. E la casina è fatta in questa maniera. Mi piace tanto, 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 tanto la casina così. E io ho aggiunto oggi pomeriggio semplicemente questo, come lo chiamate voi? Io lo chiamo moschettone, perché una volta, tanti anni fa, si chiamava moschettone, adesso non lo so. Poi ci sono altri orecchini già ultimati, però mi trovo già a buon punto, ci troviamo già a buon punto con il lavoro. C'è questo è un biscottino a forma di cuoricino, questi non abbiamo ancora cominciato a metterli insieme. Volevo attaccare anche un fiocchettino, qualcosa di un pochino carino, perché già che ci troviamo c'è il cuoricino, tanto vale finire l'opera di leziosità e appendere qualche altra cosa ancora più leziosa, anche se a me il lezioso non piace, però insomma qualche volta sì. Nel caso di questi biscottini sì, perché i biscottini non sono solo leziosi, ma sono anche infantili. Quindi così. Poi ci sono questi che sono a forma di lucertoline, che sono forse quelli che mi piacciono di più. E poi anche questi mi piacciono di più. Ci sono due paia di orecchini che mi piacciono di più, e ci sono questi con il soldatino. Dunque, questi sono tutti i miei nuovi orecchini. Questo è il modo in cui io ho trascorso il pomeriggio. Per la gioia della persona che ha giocato insieme a me a mettere insieme questi orecchini, però non esattamente per la gioia dei miei occhi, perché insomma questi sono lavori di precisione e si diventa miopi a fare queste cose, specialmente quando si è già un po' vecchiotti, come dire. Poi l'altra cosa che volevo dire, ah sì, l'altra cosa che volevo dire è che infatti ho modificato anche questo braccialino. Questo è un braccialino che io ho già e che avete visto nei precedenti video Outfit of the Day, e ho attaccato un pupazzino anche qui. L'ho attaccato anche qui con un mini moschettone piccino piccino, e vedete, ha assunto subito un altro aspetto, è diventato subito un bel po' differente. A me piacciono molto le cose piuttosto semplici, però con una cosina appesa, non troppo leziosa, non troppo farfallosa, non troppo romantica, però insomma simpatica. Sono più per il simpatico che per il romantico proprio.
Non fa per me. E poi che volevo dire, niente, che ho cambiato smalto. Questo è di nuovo uno smalto della Pupa, per la precisione lo smalto che si chiama numero 800 e che è questo qui. È uno smalto che mi piace molto ed è uno smalto che attualmente ho anche sulle unghie dei piedi e sulle unghie dei piedi anche mi piace molto. È un semplice dorato, un dorato ramato, uno dei miei soliti colori. E quindi questo video si ferma qui. Ciao a tutte, ci vediamo al prossimo video. Ciao!